Tanti fedeli hanno partecipato alla Santa Messa in attesa della nascita di Gesù. Nell'omilia, Monsignor Ambrosio ha ricordato l'importanza del valore della famiglia da riscoprire in questo momento di crisi economica e di identità. Un bambino è nato, ha detto il Vescovo, e l'evento della nascita è luce, una grande luce che illumina il popolo che camminava nelle tenebre. In questa nostra cattedrale, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, aveva esclamato il profeta Isaia, osservando la situazione difficile che stava vivendo il popolo del Signore, ma guardando avanti, guardando al futuro di tutti i popoli. Se spesso ci lasciamo prendere dalla sfiducia o ci lasciamo distrarre, a volte anche schiacciare dalle tante cose da fare, ha proseguito il Vescovo, ci è data la grazia di credere nell'amore di Dio, nella sua presenza, nella sua vicinanza, nella sua benedizione. In Gesù, il Verbo che si è fatto carne, anche la sofferenza più grande può diventare luogo dell'amore e anche la situazione più dura può tramutarsi nella speranza viva e ardita. La luce del Natale illumina il nostro cammino, ha concluso il Vescovo, e infonda pace e speranza nel cuore di tutti.